Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose Nove. Oggi andiamo ad assaggiare questo tè cinese, un vero tè nero cinese. E perché dico vero tè nero cinese? Perché questo è della tipologia Heicha. La differenza tra questo e un tè nero di quelli che conosciamo noi è che questo è veramente un tè nero cinese, mentre i cinesi, quelli che noi intendiamo come tè neri, li chiamano Hongcha, cioè tè rossi. Questo è un Heicha, un tè nero, un vero tè nero cinese. A differenza dei Liongcha, dei tè rossi, questo è molto più simile a un Pu'er come tipologia di produzione, perché viene fatto fermentare completamente, le foglie sono completamente fermentate e ossidate, ma è un po' diverso dai Pu'er tradizionali, potrebbe essere considerato un po' il nonno dei Pu'er, o almeno dei Pu'er Shu, perché sono i Pu'er che vengono fatti in autoclave con temperature e umidità controllate. Questo viene fatto all'aperto o comunque nei magazzini delle tea house con un altissimo tasso di umidità e poi viene pressato in panetti o, come in questo caso qui, nei salamotti. Io sono davvero curioso di provare anche questa varietà qui, perché è una delle 6 varietà principali di tè cinesi e perché tutto sommato mi sono molto abituato anche ai Pu'er. Questo, essendo un po' il nonno dei Pu'er, mi incuriosisce e spero che sia veramente delizioso. Questo tipo particolare si chiama Anhua Dark Tea, quindi Anhua Heicha. Anhua Heicha, ho fatto abbastanza fatica a pronunciarlo. C'è questa simpatica nonnina qua sopra nella confezione, forse anche a significare che questo è un tè molto antico. Questo è stato prodotto ad aprile del 2013, perché se riuscite a leggere qua sotto c'è il 4 con il simbolo della luna e poi il 2013 con il simbolo dell'anno, quindi è la quarta luna dell'anno, si contano così i mesi in cinese, sono una cosa molto simpatica ed è una delle poche cose che ricordo dei corsi di cinese che ho fatto. Ma prima di continuare vi ricordo che se questo video vi sta piacendo potete mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo e aiutare il canale a crescere. Grazie! Ultima informazione che vi posso dare prima di quelle sensoriali su questo particolare tè: nel periodo delle piogge del grano e del riso, quando insomma ci sono i monsoni, immagino, questa tipologia di tè era storicamente donata ai signorotti locali come pegno, come dono per loro. Ma andiamo subito ad aprire questo tè del 2013, vediamo se riesco a sfilare l'etichetta senza romperla. Sono molto contento perché l'etichetta è carina, anche se poi probabilmente la getterò via. Qua è allacciato proprio come se fosse un salame, con questi cordini che adesso toglierò. Guardate che il packaging è fatto bene, devo dire che rispetto ad altri che sono semplicemente messi nella carta, questo qui è stato infilato dentro una specie di foglia, sembra una foglia questa qua, e poi legato con il laccetto. Questo è già un packaging di pregio, perché ce ne sono altri come il Pu'er del 1990 che abbiamo assaggiato insieme qualche tempo fa, quello era semplicemente buttato nella plastica con del fil di ferro legato. Tra l'altro avevo rischiato anche di prendere il tetano. Dunque, questa è decisamente una foglia di qualcosa. Qua dentro vedete che c'è la nostra mattonella di tè, che adesso cercherò di raggiungere senza spaccare completamente tutto, ma sarà un'ardua prova. Ah, si sta rompendo tutto. Ok, ce l'ho fatta. Questa qui è la nostra mattonella di Heicha. Appena aperto è venuto fuori questo profumo di tabacco, è veramente un profumo intenso. Questo Anhua, oltretutto, mi sono dimenticato di dirvelo, è stato essiccato con della legna, con del fuoco a legna. Questo dovrebbe avergli dato un tono ancora più intenso e dei profumi più preziosi. Ha veramente un odore di tabacco, è pazzesco, veramente buono, tra l'altro di buon tabacco, se devo essere sincero. La mattonella di tè risulta abbastanza compatta, più compatta da questo lato, da questa parte un po' meno, e si riesce a sbriciolare direttamente con le mani. Vedete, viene via senza problemi. Se dovesse essere troppo dura, come sempre, vi potete munire di un punteruolo oppure acquistare quelli apposta per andare ad aprire le foglie di tè pressate. Ma
Mettiamone nel gaiwan un paio di grammi, 2 o 3 grammi dovrebbero essere sufficienti. E andiamo a fare la prima infusione con un'acqua molto calda, la temperatura deve essere tra i 90 e i 95 gradi. Eseguiamo il risciacquo. Ok, è venuto fuori un odore un po' polveroso, cosa abbastanza normale, ma soprattutto quando apriamo i pacchetti la prima volta, questo odore viene poi perso nel tempo. Così un po' come questo odore di cuoio che spesso ho sentito poi perdersi, ma andiamo con la vera infusione, quella che assaggeremo con il palato, che poi è una delle cose fondamentali, benché il profumo devo dire che è qualcosa che mi guida sempre negli assaggi. Questa prima infusione la faccio di 30 secondi, 30-35 secondi, vedete che comunque il tè è rimasto di un colore non così scuro come mi aspettavo. I profumi continuano a essere quelli. Nel profumo si sente quel qualcosa di affumicato che probabilmente proviene dalla bruciatura della legna, dal fumo della legna con cui è stato essiccato questo tè. Il profumo di cuoio è quasi completamente scomparso, così come quello polveroso. C'è un qualche cosa di dolce e di assolutamente piacevole. Ma andiamo subito all'assaggio. Odore molto tenue del liquore, ma vi ricordo che ho usato un 30-35 secondi di infusione. Al secondo sorso inizio già a sentire i tannini sulla lingua, quella secchezza che va a asfaltarmi un pochino il palato, ma non risulta amaro. C'è quel sottotono dolce, vagamente floreale, che arriva da dietro alle narici. Un qualche cosa di vagamente ferroso. Come sensazione, questa sensazione un po' di carne cruda dietro al palato, anche questa, ma non è un qualche cosa di spiacevole assolutamente. Adesso farò un'infusione leggermente più lunga perché voglio vedere se riesco a estrarre ancora più sapori, perché come sapete bene ogni tè ha le sue caratteristiche, ha la sua temperatura di infusione, così come la durata dell'infusione del tè stesso. Man mano che vi sto parlando continuo a sentire questo sapore in bocca, che è solo vagamente, c'è un vago ricordo di amaro, ma è più piacevole che amaro. Ho la lingua effettivamente un po' impastata, un po' secca dalla presenza probabilmente di caffeina e catechina. Il bouquet dei profumi è splendido, è qualcosa di diverso completamente dagli altri tè che ho assaggiato finora. Si sente che è un tè fermentato, ma è distante anni luce dai Pu'er Shu di cui abbiamo parlato prima. Quindi è molto meno intenso, ma anche rispetto agli Sheng devo dire ha un qualcosa di molto più delicato. Me lo aspettavo invece molto più robusto, sia come packaging, sia come tipologia lei cha. Mi aspettavo qualcosa di estremo, un po' come gli Assam al breakfast al quale siamo abituati. Invece ho trovato un tè molto delicato, molto soffice, molto tenue, con un sapore rotondo che riempie la bocca. Non ha cose estreme, non ha un amaro estremo, non ha sapori dolci come il Pu'er che aveva quel sapore di miele intenso, piuttosto che gli Oolong al latte che sanno di burro. Questo invece è perfettamente bilanciato, è un tè veramente da meditazione, mi viene da dire. Sicuramente non è della tipologia più economica in assoluto, ma non stiamo assaggiando tè economici in generale in questa rubrica, stiamo assaggiando dei tè da degustazione, dei tè eccezionali e dei tè che veramente riescono ad arricchire le nostre percezioni e la nostra capacità sensoriale. Questo è decisamente buono. Io non me l'aspettavo così, questo è il primo Hey Cha che vado ad assaggiare, spero in futuro di poterne assaggiare di nuovi e soprattutto io vi confesso adesso la mattina quando devo scegliere un tè, il tè che berrò per tutta la giornata, sono sempre molto indeciso perché ho veramente delle ottime qualità e mi fa veramente molto piacere bere il tè durante la giornata. So che molti di voi sono abituati invece al classico caffè, magari inizieremo poi in un futuro anche a parlare del caffè, ma adesso ci dedichiamo ai tè cinesi. Io vi lascio con l'ultima tazzina che vado ad assaggiare di Hey Cha perché mi è piaciuto veramente da matti, ma adesso è pomeriggio tardo, ma non vorrei poi esagerare. Intanto vi saluto, grazie per essere stati con me anche oggi per questo assaggio di tè eccezionale. Ci vediamo domani per un nuovo entusiasmante video. Ciao!